è scattato, lo dico, un allarme rosso. È il giorno più lungo per l'ex Ilva. I vertici di ArcelorMittal arrivano a Palazzo Chigi annunciando a muso duro di aver avviato la procedura di restituzione dell'impianto di Taranto. Parlano di almeno 5.000 esuberi. Poi c'è il tema dello scudo penale, la cui possibile reintroduzione diventa già un caso nel Movimento 5 Stelle. Rivendicate la scelta di aver tolto lo scudo penale? Assolutamente sì. Non c'è scudo penale che tenga. Qua non siamo una colonia indiana. Noi scudo non ne votiamo. Però se il governo dovesse decidere di intervenire diversamente, che succede? Si apre un fronte di... Bisogna il governo di uno scudo in Parlamento. Da parte del governo confermeremo la natura strategica dello stabilimento ex Ilva di Taranto e siamo pronti a tutto perché produca acciaio, ma lo faccia nel rispetto della salute dei cittadini e dei lavoratori e nel rispetto dell'ambiente. La riunione a Palazzo Chigi va avanti per ore. Il Senato intanto si discute di legge di bilancio. Si parla di Ilva e di manovra al Nazareno, dove Zingaretti riunisce i ministri Dem, mentre Renzi su Twitter annuncia tolta la tassa sulle auto aziendali. Dal PD fanno sapere nulla ancora è deciso. Emerge una forte esasperazione nei confronti degli atteggiamenti tenuti in queste ore da Matteo Renzi e Luigi Di Maio e dicono dal PD se si tira troppo la corda rischia di spezzarsi. State tirando troppo la corda? No, non mi pare. È grazie a Italia Viva che non ci saranno più alcune tasse, in particolare quella sulla plastica e quella sulle auto aziendali. E quindi... Il PD dice di no, però, che questa decisione non è stata ancora presa. Così avevo letto anche da parte di alcuni autorevoli esponenti del PD, vedremo. Ogni volta che c'è una legge di bilancio qualche tensione c'è, è anche normale, sta nello stato delle cose. Quando le cose si vogliono risolvere si risolvono, altrimenti diventano pretesti. Il vertice con ArcelorMittal è terminato da più di 4 ore, ma ancora non è traperato nulla sull'esito della decisione. Come si conclude secondo lei la vicenda dell'Ilva? Potrebbe non bastare rimettere lo scudo penale? Abbiamo degli incapaci totali al governo. Spero che non facciano troppi danni. A tarda sera arriva l'annuncio. Il governo ha dichiarato la disponibilità a introdurre lo scudo penale, ma è emerso chiaramente lo scudo penale non è il tema. È un tema strettamente industriale. Ci è rappresentato l'esubero di 5.000 persone, lavoratori. È una questione che per noi non è assolutamente accettabile. ArcelorMittal rifiuta tutte le offerte del governo, ma in conferenza stampa il premier Conte avverte: non lasceremo soli i lavoratori. Abbiamo invitato Mittal, il presidente Mittal, a prendersi un paio di giorni e a proporci qualche soluzione. Siamo compatti e marceremo con spirito di squadra e con piena determinazione e lo posso dire anche, confido che anche le forze di opposizione ovviamente ci seguiranno in questo. Qui è l'intero paese che deve reggere l'urto di questa sfida.